Ciao, sono Gabriela. In questo video ti faccio vedere come fare questo punto ai ferri. Prima però iscriviti al mio canale per non perderti altri video, attiva la campanellina e se il video ti piacerà metti like per supportare il mio canale. Il punto è molto semplice. Io lo sto usando per un tutorial che uscirà prossimamente. Si può usare per cappellini, scaldacolli, ma anche le maglie o qualche accessorio per la casa. Il numero di punti deve essere multiplo di 6 più 3 ed è composto di 8 righe. Come base bisogna fare con colore numero 1, che è mio, è questo scuro, quindi fai una base di una, io ho messo qua 3 righe di maglia rasata e cominciamo sempre con il colore numero 1 sul rovescio. Prima riga, una di vivagno, una a rovescio. Il filo adesso deve stare sul diritto del lavoro, quindi su questo lato, e 5 punti passiamo senza lavorare. Poi uno a rovescio e di nuovo il filo è sempre dall'altro lato. 5 punti si passano a destra senza lavorare. Il filo, questo io lo tengo un po' più larghino. E poi uno a rovescio. La riga finisce con uno a rovescio e uno di vivaglio. Quindi adesso abbiamo questo filo qua davanti. Seconda riga si lavora con il colore 2 e tutta a diritto. Terza riga, sempre colore 2 a rovescio. Quarta riga, lavoriamo di nuovo con il colore 1, una di vivagno. Saltiamo 3 punti, quindi li passiamo a destra senza lavorare. Adesso prendiamo questo filo sotto e lo lavoriamo con il punto a diritto che segue. Di nuovo, adesso passiamo 5 punti a destra senza lavorare. Prendiamo il filo sotto e lo lavoriamo con il punto che segue a diritto. Quindi ripeti queste due. Saltare 5, e poi il filo sotto. Si lavora con il punto a diritto che segue.
La riga finisce con 3 passare a destra senza lavorare e una di vivagno. Quinta riga, sempre con il colore 1, una di vivagno, 3 passiamo a destra senza lavorare, il filo è sul lato quello principale e poi uno a rovescio. Da qua ripeti, quindi filo sempre sul lato principale, 5 passare a destra senza lavorare e una a rovescio e ripeti. La riga finisce con 3 passare a destra senza lavorare e una di vivagno. Riga 6 con il colore 2 e si lavora tutta a diritto. Settima riga, sempre con il colore 2 a rovescio. E ottava riga, colore 1. E andiamo a lavorare di nuovo questi fili. Una di vivagno. Subito lavoriamo il filo, questo quadritto, con il primo punto a diritto. Da qua ripeti, 5 passare a destra senza lavorare, poi prendi il filo sotto e lo lavori con il punto che segue. Di nuovo 5 passare a destra e sesto punto lavori con questo sotto, con il filo sotto, sempre a diritto. La riga finisce con 1 a diritto con il filo sotto insieme e uno di vivagno. Quindi queste erano 8 righe che bisogna ripetere per ottenere questo punto. Se ti è piaciuto il video, metti mi piace, condividi e ci vediamo in un altro video. Ciao!